crowdfunding si divide in equity e lending. Per queste forme tecniche, quali sono le tipologie di investitori più adatte e quali invece i rischi oppure quali sono le opportunità? Allora, diciamo che le due tipologie di crowdfunding sono accomunate sicuramente da diversi dettagli, ma si differenziano anche per altri. Principalmente equity e lending, essendo modalità crowdfunding, coinvolgono investitori che possono partecipare ai progetti proposti investendo piccoli capitali, quindi 250-500 euro. Mentre le differenze sostanzialmente tra la disciplina equity e lending si spostano invece su quella che è la tipologia di progetto che può essere presentata. Alcuni progetti si prestano al finanziamento in modalità equity, altri si prestano al finanziamento in modalità lending. Questo poi porta, diciamo, delle caratteristiche riassumibili in tempistica, rendimento, tasso di interesse e anche partecipazione, che si dividono in queste due discipline. Sostanzialmente l'equity ha tempistiche un po' più lunghe, quindi i progetti possono durare 12, 24, 36, 48 mesi e avere rendimenti stimati leggermente più alti rispetto al lending, quindi parliamo di un 9, 10, 11%, 12% su base annua. Mentre invece il lending incarna una tipologia diversa di operazioni che sono più veloci, quindi hanno tempistiche che vanno dai 3, 6, 9, 12 mesi, in alcuni casi 18, e però hanno tassi di interesse per l'investitore o il prestatore leggermente più bassi, proprio perché hanno una velocità di ritorno sull'investimento e quindi anche pagamento del tasso di interesse molto più veloce. I rischi che accomunano, diciamo, queste due tipologie possono essere riassunti in rischi di default per quanto riguarda le aziende che propongono un progetto, il progetto stesso e le tempistiche di rimborso del capitale o del tasso di interesse. Quindi una società può avere dei problemi a livello di progetto che portano magari a un rallentamento, e in questo caso, a seconda del veicolo o della tipologia di campagna di crowdfunding strutturata, si possono avere degli accorgimenti. Per quanto riguarda ovviamente le diverse piattaforme, si va a fare una selezione a seconda della piattaforma per mitigare questo rischio di default, che poi si traduce in un eventuale e possibile rischio di ritardo nel rimborso del capitale, che è una cosa plausibile, ma che comunque viene anche aggiustata, se vogliamo, da, ad esempio, nelle piattaforme di lending, con dei tassi di mora che vanno ad aiutare l'investitore in questo diciamo disagio. A seguito invece della normativa europea sul settore del crowdfunding, secondo lei si andrà verso un mercato cross border, nel senso, che prospettive vede rispetto agli sviluppi futuri di questo mercato? Diciamo che la normativa segue diversi punti. L'opportunità di avere un mercato cross border è sicuramente interessante, e questa è una naturale evoluzione dei numeri, della crescita che sta avendo il mercato del crowdfunding in Italia e della finanza alternativa che sta avendo in Italia. La normativa prevede, secondo me, principalmente, diventando poi un mercato cross border, di eliminare quelle che sono state le limitazioni per ora e anche i possibili costi che una società poteva incorrere, sia come società proponente, quindi richiedente finanziamento o capitali, o come piattaforma per strutturare, diciamo, un progetto che fosse oltre il proprio confine nazionale. Mentre per quanto riguarda la parte, diciamo, piattaforma investitore, il nuovo regolamento vedrà nuove tutele. Ovviamente più ci si avvicina a capitali importanti e più aumenta l'interesse e la partecipazione, più ci vogliono regole definite e chiare che vadano a tutelare l'investitore. Ce ne sono tantissime, la divisione tra investitori sofisticati e non sofisticati è una di queste, così come per gli investitori non sofisticati avere un test d'ingresso o comunque un modulo che permetta di capire quali sono i rischi e l'impatto a livello patrimoniale di un investimento in crowdfunding è uno dei punti più importanti che verranno poi toccati all'interno della normativa.